specchio, servo delle mie brame, chi è la più bella del reame? Se esiste una risposta a questa fatidica domanda, sicuramente non sarà uno specchio magico a fornirla. Una cosa però è certa: i tempi di Biancaneve, in cui bastava avere capelli neri come l'ebano e la pelle bianca come la neve per essere elette la più bella del reame, sono decisamente passati. Posso avere l'anestesia? Mi sta solo pulendo. No, io parlavo col barbiere di Siviglia, ma che sta facendo? L'acconciatura deve avere più personalità. E da quando una donna che rimane pelata ha più personalità? Sarà un miracolo riuscire a sciogliere i nodi. Nessuna pietà. Essere affascinanti ormai è un lavoro a tempo pieno. Ad esempio, secondo i più aggiornati video tutorial in materia, chi la mattina si limita a lavarsi frettolosamente la faccia sta sbagliando tutto. Mi lavo bene il viso, così tolgo tutta la sporcizia e il sebo della notte, asciugo con il panno in microfibra e poi inizio con il mio contorno occhi di cui vi ho fatto il video. Sul viso invece metto il brufolo kill, ma nel frattempo che si asciuga mi dedico insomma ad altre azioni come lavarmi i denti e poi mi metto la mia adorata crema idratante. Fin dall'alba dei tempi la bellezza è stata un'ossessione per le donne. Se oggi spopolano canali YouTube che spiegano come curarsi, truccarsi e pettinarsi, nell'antico Egitto questi segreti erano tramandati tramite papiri e geroglifici. Ecco cosa sappiamo della beauty routine di Cleopatra e Nefertiti. To start their makeup, they would take malachite, which is a copper ore. They would crush it up and mix it with animal fat to make their green eyeshadow. They would apply this eyeshadow all over the eyelid up to the eyebrow. And then they would use coal as eyeliner. Non solo make-up. Gli egizi si erano anche ingegnati per porre rimedio a un problema ancora molto attuale: i cattivi odori. They would also take some oils and perfumes and put that all over their body. Keep in mind this was the desert and they were stinky, so they used a lot of perfume. They also used a little incense pellets and they rubbed those in their armpits to help with the stink. Ogni civiltà ha sviluppato le proprie abitudini in fatto di bellezza. In much of ancient Greece, the ideal of beauty was an effortless, natural pale skin and golden locks. In an effort to achieve this, women would smear their faces with a toxic white lead, and for their lips, a paste made with iron oxide or ochre mixed with olive oil. Charcoal was used for eyeshadow and also to connect the eyebrows, a feature deemed most beautiful. Quest'ultimo look è stato rilanciato il secolo scorso dalla pittrice Frida Kahlo, ma oggi viene utilizzato soltanto come travestimento per Halloween. Anche perché chi esce di casa davvero con il monociglio rischia di essere discriminato. I went to my Hollywood makeup artist buddy Dennis and he hooked me up with a killer unibrow. And then I went out and I would engage people and then just ask them an open-ended question. And generally when I would walk away, things like this would happen a lot. L'esperimento dà esiti ancora più sconfortanti fra le generazioni più giovani. One final bit of advice is if you approach a group of teenage girls, 35% of the time when you walk away, they will try and discreetly take your picture without realizing they are being filmed by three separate cameras. Here I am, and here I am about 10 seconds away from landing in the Instagram feed of 900 of her closest friends. A seconda del periodo storico, il concetto di bellezza varia tantissimo, così come cambiano radicalmente i metodi per riuscire ad apparire affascinanti. Una certezza però è costante nel tempo: per ottenere qualche risultato bisogna soffrire, e non poco. Please don't. I won't put it on YouTube. Please don't videotape. I won't put it on YouTube. Please. I won't put it on YouTube. Michael. I won't put it on YouTube. Turn it off or I'm waxing you. Are you ready? I am. Yeah. Negli anni 30, ad esempio, per rimuovere le lentiggini si utilizzavano macchine infernali a base di anidride carbonica, che ovviamente non funzionavano. E perfino una procedura semplice come la permanente richiedeva un certo impegno, o meglio, un certo ingombro. Col passare degli anni i trattamenti di bellezza sono diventati più soft, ma ad alcune latitudini continuano ad essere piuttosto estremi. In Giappone, ad esempio, per combattere le rughe, le donne non usano solo creme, ma anche bizzarri attrezzi in gomma. Here you have a Puppy Co. anti-aging mouthpiece.
It claims to tighten the cheeks for the user while they do breathing exercises. Apparently, you just use it for 3 minutes a day and your skin will look much more youthful. There's also this really creepy mask looking thing. It looks like maybe she's gonna rob a convenience store, or maybe she's getting a facial, or maybe she was burned badly. Anyways, you put this on, it's supposed to tighten everything, and you're supposed to do facial exercises like the girl in the picture is doing in order to tighten all that skin and the muscles, I guess. They even have something that you can insert into your nose in order to make it more straight. L'ispirazione potrebbe arrivare dalla giovane Amy di Piccole Donne, quella che dormiva con una molletta sul naso nella speranza di renderlo più francese. You're going to have a lovely nose someday, Amy. Yes, I know. Un'altra ossessione delle donne giapponesi è l'abbronzatura. Se c'è chi da sempre la evita come la peste, armandosi di creme protettive e ombrellini parasole, c'è chi invece non ne ha mai abbastanza, come le cosiddette ganguro girl. Okay, if you guys don't know what a ganguro girl is... Ganguro girl! It's a Japanese girl who tries to look like she's from California or something. I don't know. Definitely getting that California look. How do you talk to a person that looks like that? They're like, hey man, what's up? And you're like, hey, gingerbread man. Ma come fanno le ganguro ad ottenere quel colorito quasi africano? Tonnellate e tonnellate di fondotinta. Okay, let's start putting on the makeup. Per rendere l'idea, ecco la trasformazione di una classica scolaretta giapponese in ganguro. In tema di abbronzatura, però, esiste anche di peggio, come la spray tan, una tecnica usata in America da culturisti e reginette di bellezza per diventare color mattone in pochi minuti, grazie ad un gigantesco vaporizzatore che spara getti di autoabbronzante. My machine's loud, so just bear with me. Looks amazing! She's so tan! It's like a little piece of right here, and show us your tan line. Do you see this tan line? Amazing. Occhio però, perché sempre stando alle testimonianze online, gli incidenti di percorso sono piuttosto frequenti. Can you believe this? I can't believe how dark I am. You're not gonna believe what happened. FYI, if you go to a spray tan place to get a tan for the first time, don't choose deep, the color deep, because this is what you turn out. Insomma, il motto dei trattamenti di bellezza del nuovo millennio sembra essere diventato famolo strano, in tutti i sensi. A Dubai spopolano le costosissime maschere facciali a base di lava di vulcano. They would actually literally wait for the volcano to dry up, and then they will collect the powder and take it to a special lab in a factory to just make it as a powder. What we do exactly is we add a specific ingredient in it to make it more active. And we keep it overnight for the patient. A Hollywood invece l'ultima moda sono quelle con l'oro zecchino a 24 carati. Oh, it's gold! Yes! Okay, make sure your eyes are shut. Ooh, I feel like a luchador. More like Batman. Let's just do a kiss, perfect. This is a rubber-based mold, and they... The 24 karat gold in the mold. Ma la vera rivoluzione per la cura della pelle e del viso è un'altra. E il testimonial ideale potrebbe essere lui. Già, pare che per ridare tono alla pelle non ci sia niente di meglio che qualche schiaffone. Now, this might look like abuse, but Tata has promised me it'll make me look years younger. She's practicing an art from ancient Thailand called Thopna. Which is face slapping. Se bella vuoi apparire, un poco devi soffrire. Da metafora a realtà. Il primo salone specializzato in questa antica arte thailandese ha aperto a San Francisco. Tata says she perfected her technique on her parents. It's my father. I slapped his two cheek. Yes, that's one time. And results
immediately. Tata says she's going back to Thailand next year to add to her expertise. She plans on learning the beauty technique of butt punching. Sempre dalla Thailandia arrivano altri aiuti inaspettati per la cura della pelle. Ad esempio quelli dei Garra Rufa, pesciolini che mangiando le cellule morte rendono la pelle più bella e liscia. It tickles. I mean, really tickles. I sort of like my instinct is to move my feet away from them. No, the water seems pretty clean and I would say the fish are attentive, if not altogether excited about my feet. I can't say I blame them. Molto usata nella manicure e pedicure, in Italia la fish therapy è poco diffusa. Ecco le reazioni di chi la prova per la prima volta. Non hanno i denti. Ancora meno nota dalle nostre parti è la terapia a base di bava di lumaca, che pare abbia proprietà miracolose. The treatment, which lasts 20 minutes, sees three of the slimy creatures crawl around the forehead and cheeks. E per chi volesse osare ancora di più, esistono trattamenti a base di veleno d'ape. Fortunatamente in questo caso gli insetti non devono essere vivi. Il veleno viene estratto precedentemente dal pungiglione e a quanto pare il fastidio è minimo. This is Linda and she has the mask on right now. Linda, what does it feel like? A little tingle, I feel, and it feels good. It feels good, yeah. It doesn't hurt at all? Just a little tingle, that's all. Quando si parla di trattamenti di bellezza, comunque, bisogna sempre tenere a mente un monito. Meglio affidarsi a professionisti seri piuttosto che azzardare col fai da te, come sa bene questa ragazza che ha cercato di inventare una maschera per capelli alla banana. Okay, so I just spent a good 5 minutes rinsing my hair and I still have banana pieces in it. I am highly disappointed right now. Se non si è sicuri di saper fare una cosa, conviene evitare di pubblicare un tutorial per insegnarla agli altri. Il rischio è che il video diventi virale, sì, ma per motivi sbagliati.